Una settimana di cammino, 120 km in 5 tappe, dormendo in conventi e oratori. 15 ragazzi, dai 18 ai 21 anni di Pianengo, zaino in spalla, hanno vissuto un'esperienza di condivisione, come ci dice Ivano Fendillo, uno dei due accompagnatori. È andata benissimo, i ragazzi sono entusiasti, perché questa esperienza, niente, attraverso la fatica, attraverso la condivisione, perché si condivide 24 ore su 24 la vita che si fa, e si fa molto gruppo. I ragazzi fanno un panino, si divide in tre, cioè sono proprio queste esperienze, donare quello che si ha agli altri. I ragazzi sono rientrati a Pianengo in serata, ma è stata una domenica emozionante perché in mattinata, giunti in Vaticano per assistere all'Angelus del Papa, sono stati salutati dal Pontefice. Particolare saluto i giovani di Pianengo, in diocesi di Crema, eccolo, rumorosi, bravo, che hanno percorso la via francigena da Viterbo a Roma. Bravi, complimenti. Salutato all'Angelus con l'emozione dei ragazzi che si sono messi dietro a gridare per salutare il Papa. Ecco, infatti gli ho detto: ragazzi, gridate il più possibile, così il Papa almeno ci vede e ci riconosce. Ma erano entusiasmati proprio da questa cosa.